e 1 e 2 e 3 e 4, una mystery box arrivata dalla mia fidanzata e un altro pacco Amazon. Questo è abbastanza grande, questo qua. Allora, miei carissimi amici di Mythical Snake, beh, sono arrivati un po' di pacchi, come potete vedere, ben 5 pacchi, di cui 4 pacchi di Amazon, un po' di attrezzatura per la fotocamera che ho acquistato negli ultimi giorni, anzi nell'ultima settimana, in più una mystery box che ha pensato bene di regalarmi la mia fidanzata. E questo unboxing è un unboxing veramente tecnologico, quindi si ritorna a parlare un po' di tecnologia. Ma vabbè, dai, voglio fare questo unboxing subito dopo la sigla. Allora, carissimi amici di Mythical Snake, sono leggermente sommerso dai pacchi. Allora, iniziamo dal più piccolino, che sarebbe questo qua. Attenzione a non far cadere il telefono, Raffaele. Ok, perché stiamo registrando l'audio. Allora, apriamo questo qua. Ho acquistato alcuni cavetti per la mia fotocamera, miei cari amici, perché mi mancava il cavetto di ricarica, il cavetto HDMI per collegarlo ai vari dispositivi esterni. Ed eccolo qua. Allora, questo cos'è? Questo vedo, intanto buttiamo qua a terra. Sì, il cavetto di ricarica EH65. Un cavetto abbastanza particolare di ricarica, perché non si trova facilmente sugli store, quindi ho dovuto fare un po' di ricerche e vedere dove trovarlo, ma fortunatamente su Amazon sono riuscito a trovarlo. Quindi se anche voi avete una Nikon B500 come la mia, di cui vi ho portato la video recensione qualche tempo fa e la trovate qua in alto a destra nelle schede, il cavetto EH65, vi lascio il link qua in basso in descrizione. Allora, lui è aperto, dove lo poggiamo? Lo poggiamo qua. Apriamo l'altro pacco medio, che questo penso sia un altro cavetto. Allora, ma perché non ci riesco mai a primo impatto ad aprire questa cavolo di linguetta? Eccola qui. Allora, buttiamo sempre a terra, vabbè, che poi dopo alzo. Allora, questo è un altro cavetto. Un altro cavetto, e questo qua è il micro o mini. Vediamo un attimo, questo dovrebbe essere un mini HDMI, sempre per la mia fotocamera. E poi dopo proverò. E infatti sì, è un cavetto mini HDMI, ok, per poterlo collegare alla TV, perché tengo una connessione RCA, ma purtroppo non mi si vede a colori, mi si vede tutto in bianco e nero. Allora, cavetto micro HDMI. Se anche voi volete acquistarlo per la vostra Nikon Coolpix B500 oppure qualche altro tipo di fotocamera, anche di lui vi lascio il link qua in basso in descrizione. Vabbè, che poi sono tutti prodotti che proverò dopo questo video e magari vi farò sapere anche l'esito. Andiamo ad aprire quest'altro pacco, e quest'altro pacco anche, vediamo un po' se riesco. Voilà! Ce l'ho fatta al primo impatto. E questo dovrebbe essere il supporto per il mio treppiede. Sì, e infatti il supporto, buttiamo sempre qua a terra, ed eccolo qui. Allora, questo cos'è? Questo è un supporto per il mio treppiede in supporto doppio. E questo a cosa mi serve? Allora, praticamente questo supporto mi serve, vediamo se riesco ad aprirlo, perfetto, ce l'ho fatta. Allora, in pratica questo supporto mi serve a montare su treppiede sia la fotocamera e sia l'altro dispositivo esterno che vi farò vedere tra poco, ok? Però ho visto che ci stanno... Sì! Allora, vediamo un attimino, ci stanno altri due gommini, buttiamo sempre qua a terra. Io sto facendo anche il montaggio, poi dopo magari alla fine di questo video vi faccio vedere quello che ne sarà, diciamo, di questa cosa che sto facendo con la mia fotocamera. Adesso, ok, questo l'ho montato, è già pronto così all'istante, lo devo solo montare sul mio treppiedi. E adesso devo solo aprire l'altro pacco Amazon. Mettiamo tutto qua. E qui ci sta, ragazzi, il pezzo forte. Il pezzo forte, perché questo qua è un altro dispositivo esterno alla mia Nikon Coolpix B500. Perché per chi ha seguito la mia video recensione qui sul canale della mia Nikon Coolpix B500, ho un display che non è orientabile del tutto, quindi non è a 360 gradi.
Allora, che succede? Dovevo mettermi lì dallo smartphone, cercare l'inquadratura. Infatti adesso la mia Nikon Coolpix B500 è connessa alla TV tramite il cavetto RCA. Allora, buttiamo sempre tutto qua a terra e vediamo un po'. Voilà, sì, eccolo qua. Questo è il display che andrò a montare su di quella staffa, ok? Vediamo un attimino come è fatto questo display. Intanto mi avvalgo del mio coltellino rosso. Ok, vediamo un attimino. Allora, ma che display esagerato. Secondo me ho esagerato un pochino. Vediamo un po' com'è. Allora, RCA, alimentazione, staffa di supporto, qui abbiamo anche un telecomando. Allora, vi faccio vedere un po' tutti i vari aggeggi. Allora, qui abbiamo anche un adesivo se magari vogliamo metterlo su di una postazione fissa, e questo è il display che ho preso esternamente. Andiamo un attimo ad aprirlo e vediamo. Allora, carissimi amici di Mitico Snake, sì, io lo vedo abbastanza bene. Vediamo se con voi riesco a mettergli già il supporto sotto, sperando di non creare casino. Ok, vediamo un attimino se riesco a montarlo. Allora, beh, io al momento comincerò a montarlo così, poi semmai proverò un attimino a montarlo io con più calma. Va bene, dai, il display è questo qua. Io adesso lo vado anche un attimino a mettere in funzione e gli metto la staffa e lo monto anche qui al treppiedi. Cavolo, quanto è grosso un display 10 pollici, sembra quasi un tablet. Sembra un tablet per davvero sto coso. Devo solo capirlo come togliere da questo involucro esterno. Ok, allora mettiamo un po' tutto da parte, mettiamo il display da parte. Adesso, ragazzi, diciamo che ho un po' di leggera paura, perché qui abbiamo anche una, vediamo un attimino questo, ho anche una leggera paura. Perché? Perché qui abbiamo una mystery box high tech che mi ha regalato la mia fidanzata. Quando dico mystery box, ok, adesso non resta che aprirla. Ragazzi, se dovesse succedere qualcosa in questo video, beh, state ben sicuri che è stata colpa della mystery box. Ok, io vado. Apriamo, vediamo un po' cosa può uscire da qui. Tra l'altro, è riuscito a trovare una mystery box high tech. Vediamo un attimino, dai, vediamo un po'. Allora, diciamo che non è male. Allora, vediamo un attimino, dai. Abbiamo un caricabatteria da auto in micro USB, ok, ci sta, perché utilizza ancora il Note 3. Poi abbiamo una lampadina LED da 30 watt. Sì, ma io che me ne faccio di questa lampadina? Ma vabbè. E poi abbiamo un set di cacciaviti per smontare i display, e una ventosa, una cosa del genere. Sì, dai, non è male, non è male, può servire, può servire. Allora, infatti, eccoli qua, ve li apro anche. Abbiamo anche, beh sì, una pinzettina, sembra quasi una pinza per le ciglia. Ok, mettiamola nella confezione. Ci sta qualche altra piccola cosetta, vedo anche una batteria, vedo. Allora, abbiamo una custodia contro la protezione dell'acqua, eccola qui. Cosa abbiamo più? Abbiamo un porta cellulare da attaccare dietro alla custodia, che a me sinceramente non serve, casomai lo regalo alla mia fidanzata. Poi andiamo avanti, abbiamo un alimentatore da 2000 mAh con adattatore USB. Poi abbiamo una batteria per il Galaxy Note 3 Mini.
probabilmente andrà bene anche nel mio Galaxy Note 3 normale. A proposito, vediamo un attimino se è ancora lì. Se ok, sta registrando. Ed eccola qui la batteria, dai. Diciamo che è una scatolina a sorpresa, niente male. Poi abbiamo, questo l'abbiamo visto, abbiamo anche un power bank da 20.000 mAh, che poi diciamo che non è che siano sempre effettivi questi mAh. Non so nemmeno dove l'ha comprata la mia fidanzata questa mystery box, però devo dire che è abbastanza ricca. È uscita una batteria dopo la prova nel mio Galaxy Note 3 e vedo un po' come funziona, come va. Beh, dai, qualcosina può servirmi, qualcosina no, qualcosina la darò a lei, magari questi piccoli adattatori. Power bank fa comodo, il power bank fa veramente comodo, ragazzi. Un power bank, vediamolo un attimino, con ingresso USB, la torcia, e abbiamo anche per ricaricarlo. No, ok, si ricarica in micro USB, però abbiamo anche un cavetto con adattatore, con connettori USB-C, micro USB e Lightning. Infatti, eccoli qua. Allora, di questa mystery box io non vi lascio nemmeno il link, perché non so da dove cavolo l'abbia acquistata la mia fidanzata, ma devo dire grazie veramente. Qualcosa mi serve, ripeto, qualcosa no, e qualcosa lo darò a lei. Poi, per quanto riguarda questo display, se anche voi vorreste acquistarlo, vi lascio sempre il link qua in basso nella descrizione. Allora, fortunatamente la Mystery Box Hi-Tech è andata molto bene, quindi mi aspettavo di peggio, invece devo dire che ci stanno gli accessori che servono veramente. Allora, metto tutto qua perché poi in videochiamata su WhatsApp la mia fidanzata che voleva vedere il contenuto, glielo devo far vedere. Ho detto no, devo aprirlo durante l'unboxing del mio video, non esiste nulla che mi possa fermare, poi dopo ti faccio vedere il contenuto, ok? Allora, io con questo unboxing chiudo qua questo video. Dei prodotti, dei cavetti, della staffa, vi lascio tutto qua in basso nella descrizione, tutti i link di acquisto, nel caso voi vogliate acquistare questi accessori per la vostra Nikon Coolpix B500. E beh, se questo unboxing vi fosse piaciuto, fatemelo sapere qua in basso nei commenti, aspetto di sapere la vostra, ditemi quello che volete, ma soprattutto vi ricordo di lasciare tanti bei pollici in su perché servono e aiutate molto il canale a crescere, ma se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e siamo quasi a 1500, ripeto, iscrivetevi perché a me non può farmi che piacere, mi aiutate, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete i video perché aiutano molto a crescere questo canale. E finalmente dopo un po' di tempo si è parlato un po' di high tech, non è nulla di che, però devo dire che questo unboxing è stato abbastanza soddisfacente. Magari se riesco vi porterò qualche clip finale della staffa che ho montato sul mio treppiede e per quanto riguarda il display. Ok amici di Mythico Snake, oltre a casino dei pacchi che stanno qua a terra che ho aperto in questo unboxing, allora faccio vedere una cosa. Finalmente sono riuscito a togliere la parte che stava dietro al display 10 pollici, quello che ho acquistato. Ho lasciato a parte l'adesivo e il telecomando, ma posso già farvi vedere tutto in azione. Allora, intanto il cavetto che va ad alimentare il 10 pollici, eccolo qua. Il cavetto RCA per l'ingresso video e poi ecco qua il tutto collegato alla fotocamera. E voilà, miei cari amici di Mythico Snake, potete già vedermi all'interno del display. Ed ecco qua, però solo che sono riuscito a fare una cosa molto molto illegale. Come potete vedere qua tengo diciamo il suo piedistallo qui sulla staffa che ho acquistato. Però se andiamo a vedere dietro, guardate un po' cosa sono riuscito a combinare. È una cosa veramente molto molto illegale. Guardate qua, sono riuscito a creare tipo questo supporto, diciamo, e adattare direttamente il suo piedistallo alla staffa che mi è arrivata, in modo da potermi vedere quando faccio i video. Infatti vi faccio vedere meglio, ho messo a fuoco, ed avere insieme sia la fotocamera e sia il display, in modo da avere una visuale più ampia, nel senso che non una visuale, perché come ben sapete, come potete vedere, vi porto dietro il display della mia fotocamera, non è che va
a ruotare, ma resta solo così nella parte dietro, ma non ruota a 360 gradi, quindi conoscete anche già la mia video recensione. Però venendo da questa parte faccio vedere, ecco qua, posso vedermi direttamente, vedere tutto quello che inquadra l'obiettivo. Devo dire che è stato un buon acquisto, non posso lamentarmi, lo sto già provando e utilizzando, solo che devo avvalermi di questo marchingegno. Una cosa illegale, oserei dire. E noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un prossimo video. Ciao!